cambi via. Come gira con zoom e balla. L'eleganza fa la differenza la fa Petrelli Uomo, i migliori abiti da uomo per cerimonia, anche per gli uomini di domani. Petrelli Uomo, con il suo laboratorio artigianale, confeziona il tuo vestito su misura e nei minimi dettagli. Petrelli Uomo ti aspetta a Martina Franca in via Massafra 30B e a Taranto in via Oberdan 52. Telefono 080 48 39 393. Se vuoi essere differente, Petrelli Uomo, gli abiti da cerimonia che fanno la differenza. Bye.
Ah, iniziare la settimana, ragazzi, con una bella pizzica è il massimo, la pizzica di sera, poi questa sera qui a Music Italia TV. Sono le 21 in diretta, siamo in direttissima qui su Music Italia TV come ogni lunedì. Poi vi ricordo, ragazzi, a partire da giugno faremo praticamente in seconda serata, perché iniziano le giornate belle, fa più tardi buio, quindi no, io inizierò alle 22 alle 22.30, faremo dalle 22.30 a mezzanotte, staremo un'ora e mezza insieme, perché molta gente dice un'ora è poca, quindi abbiamo deciso di fare un'ora e mezzo a partire da giugno poi insieme. Pronto, abbiamo la prima telefonata, eccola che arriva, diamo la buonasera al nostro grande cameraman, che lui è il mago, io ogni tanto mi rivedo, dico, ma come si vede bene, il mago delle telecamere, la nostra regia audio, e poi anche ai nostri sponsor Petrelli Uomo, Martina Franca e il nostro Rodolfo Sportelli, restauratore. Facciamo un bel primo piano ai nostri sponsor e passiamo a questa bella telefonata, la prima telefonata di questa sera. Vediamo chi è, vediamo. Pronto. Sono Brigitta D'Austuni. Oh, Brigitta D'Austuni, cara, come stai? Tutto bene? Sì. Mi fa piacere, cara, mi fa piacere. Dimmi tutto. Allora, voglio salutare i miei 4 nonni, sì. E poi i miei genitori, sì. E mio fratello. Bene. E tutti gli amici di E tutti quelli che ti conoscono, pure gli amici di scuola, no? Perché tu sei piccolina, è vero, no? Brigitta? Sì. Si sente dalla voce. Quanti anni hai, Brigitta? Io ho 11. Ah, 11, quindi 11, bene. Brigitta, ti posso fare un brano? Che brano vuoi ascoltare? Sì, L'acqua della fontana. La zitella, va bene? Si chiama la zitella, la facciamo, dopo te la faccio, eh? Ok, cara? Ti mando un bacio, eh? Mandiamo un bacio alla nostra bella Brigitta D'Austuni, salutiamo tutta la città bianca, che sono tanti, eh. Poi vi ricordo, ragazzi, stanno uscendo sopra in pressione i numeretti sono sopra in pressione, sotto in pressione stanno uscendo praticamente le nostre serate con i numeri telefonici. Vi ricordo che domenica ci sarà il grande ritorno di Peppe Junior alla Madonnina di Grottaglie, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Salutiamo Ciccio e Antonio. Dedica, canteremo Dedica insieme. Abbiamo un altro pronto, eccolo che arriva. Vai, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Ciao Peppe, sono Antonella. Antonella da dove? Da Squinzano. Da Squinzano, il paese di Pagano, il sì, re delle mandorle. Ciao, come stai? Tutto bene, cara, tutto bene. Tu che mi tutto dici? Tutto bene, ok. Fammi una canzone, come mi vedi? Mia, come mi vedi? Sto vestito estivo, con la camicia solamente. Stai benissimo. Grazie, cara, ti pagherò il caffè. Ok, dai, ti lascio. Ti auguro una buona serata. Grazie, ti posso fare un brano? Sì, serenata mia, Beppe, vorrei. Serenata, io canto questa sera per dirti tutto quello. Te la faccio adesso, eh? Ok, ti mando un bacio. Subito. Salutiamo tutti gli amici di Squinzano, che sono tanti, eh? Grazie, anche, Beppe. Salutami la mamma, anche il tuo piccolino, eh? Grazie. Cara. Ciao, bacio. Ciao, bellami anche a te, ciao, cara, ciao. Voglio anche salutare, che dobbiamo, il cugino di Pagano, Daniele, lo saluto, il grande Daniele, che lui ci ascolta sempre. Daniele, sei meraviglioso, grandissimo Daniele, eh? Daniele Pagano. Andiamo con l'altro pronto e poi arriva io canto questa sera, quello corto, facciamo tutto corto stasera, eh? Perché già sono lungo, io sono 1,90, quindi che dobbiamo fare? Tutto lungo. Pronto? Pronto? Chi parla? Pronto? Pronto? Sei in diretta. Ciao Peppe, ciao, sono Maria da Caserta. Maria da Caserta, la signora dello zucchero e limone, no? Sei tu, no? Maria, dimmi tutto, cara. Proprio. Maria, mi Ma devi... la fai, Peppe? Te la faccio dopo, ok, cara? Perché mo inizia la pressione bassa con il caldo, no? Quindi facciamo un po' di zucchero e limone, la pizzica di Santo Vito e ti alza la pressione, va bene? Ti mando un bacio. Sì. Quella si abbassa e si alza la pressione. Si deve... Ma quando, Peppe? Come? Non ho capito. Si deve alzare con la pizzica e con un po' di acqua, zucchero e limone. Poi il limone ristringe, è buono, eh. C'era un amico mio, Sergio, che lo usava molto il limone, ti ricordi, Mino? Buono. Ti mando un bacio, eh.
Salutiamo il Sergio, l'amico mio Sergio da Rizzanello, da tanti anni che non lo vede, tutti gli amici di Lecce che sono meravigliosi, perché io facevo tanti anni fa, tutti i locali di Lecce, la maggior parte li avevo aperti, no, tanti anni fa, molto bello, molto belle, bei tempi quelli là. Allora io voglio anche ricordare una cosa importante prima di andare con il brano, perché adesso gli appuntamenti sono di maggio, poi la prossima settimana inizieremo a mandare anche in onda quelli di giugno. In anteprima volevo dire che staremo praticamente in piazza anche per tutti gli amici di Campobasso, staremo l'8 giugno in piazza Trivento, contrada Fonte del Cervo, va bene, per tutti gli amici di Campobasso del Molise, e poi uno sarà in concerto a Trivento, poi il 9 saremo in concerto sempre di giugno ad Orzara di Puglia per tutti gli amici di Foggia, ci vedremo da quella parte, ok? Poi per il momento altre serate sono tutte poi in zona qua, va bene. Vi ricordo poi ragazzi, l'1 giugno staremo in concerto sempre con il mio gruppo a Torricella, stiamo iniziando questo bellissimo tour 2013 con il mio gruppo, toccheremo un sacco di posti meravigliosi. Andiamo con Serenate Mie, eccola che arriva, vai. 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 Dedicato ad Antonella, io canto questa sera per dirti tutto quello che ho nel cuore, io canto a voce piena per dirti che ti amo, innamorato, il tuo ricordo in me non può morire, sai, anche se sei lontana, già troppe volte ormai han pianto gli occhi miei, lasciarti non potrei, finisco di cantare la nostra serenata e spero nel tuo amore. Questa canzoncina, che bella, questa è la scritta del mio papà Petros, che lo saluto Petros. Poi qualche volta Petros, molti sempre mi chiedono, no, perché papà mio è un grandissimo artista, ha fatto la storia della musica folk nel Brindisino, tutta la Puglia, tutta Italia si può dire, e molti mi chiedono, ma papà ve lo porto, qualche volta ve lo porto perché mo fa caldo, quindi sta meglio, ok, ve lo porterò bello in pantaloncini. Pronto Angela? Sì. Angela cara, ciao bella mia, dimmi tutto. Voglio anche salutare Vincenzo da Ostuni con Maria. Angelo! Dimmi tutto, Angelo! Dimmi, Angelo! Voglio dedicare! Sì? Voglio dedicare mia zia Consiglia. Mia figlia Consiglia. Sì? E zio Tetto. E che cosa vuoi dedicare lo zio? E zio Tetto. Eh? Qua non ho capito. E zio Tetto. L'uccellino della gommata. Ah, l'uccellino della gommata, lo zio. L'uccellino della gommata. Bene. Va bene, ma lo facciamo l'uccellino della gommata, lo dedichiamo allo zio, Allo zio e alla zia, se non ho capito male, giusto caro? Angelo D'Austuni, faremo questo uccellino che sta avendo tanto successo, l'uccellino della Commare che era lì che voleva volare. Tra un po' lo facciamo, vediamo se arriva un'altra bella telefonata, poi facciamo qualche brano. Mino, dimmi tu qualche brano che possiamo fare bello allegro.
anche da un po' che non facciamo da un po' che non facciamo anche il sugino, vi ricordo. Poi voglio mandare un saluto a tutti quanti i venditori di dischi, che sono tantissimi. Una cosa importante, poi, per molti che mi chiedono, ieri ho scoperto una cosa bellissima. Perché è bella? Perché quando ti trovi a tutte parti è bella, no? E praticamente ieri mi trovavo in un centro commerciale, Leclerc si chiama, è famosissimo Leclerc, a tutte parti, da tutta Italia, e ci sono i dischi di Beppe, quindi trovate anche i dischi di Beppe Junior a Leclerc di tutta Italia, ci sono io, va bene? Ieri l'ho visto. Quindi se non trovate il disco di Beppe lo trovate anche a Leclerc, oltre che lo trovate dai fratelli Faggiano. Pronto, pronto, abbiamo un'altra bella diretta. Pronto? Beppe, buonasera. Buonasera, chi sei? Antonietta da Martina. Antonietta da Martina, cara, bella. Come stai? Marti. Pronto? O Maggia Magmai, si dice a Martina. Io sto imparando in martinese. Maggia Magmai, sto imparando in martinese. Tutto bene, saluto anche Antonio da Martina, da tempo non lo vedo. Tutto bene, cara. Tutto bene. Dimmi. Senti, tutto. Potresti cantare la canzone Cent'anni? Cent'anni? Sì. Mino non c'è però, eh? Eh? Non c'è Mino, stiamo preparando il... peccato. Lo so, te ne posso fare 50 io. Ah, ecco, 50. ti faccio solamente la parte mia, poi la parte sua la fa un'altra volta. No, vabbè, comunque stiamo preparando il video di Cent'anni, poi lo manderemo in onda quando lo richiedete, perché è un brano che lo richiedono in tanti, eh? Sì, infatti. È un successo grandissimo di Mario Merola e Gigi D'Alessio, noi l'abbiamo riproposto qualche anno fa, eppure piace pure la nostra versione moltissimo. Quindi no, te la prepareremo il video, penso in settimana riusciremo a farlo, va bene? Ho capito. Ti mando un bacio, salutami tua figlia. Sì, un bacio a te, a Katia, a tutti. Va bene, cara, ciao, bella. Ciao. Salutiamo ciao. Tutto Martina Franca, Nino Miali, il mio grande Nino. Vi ricordo che starò poi, una cosa importante per tutti gli amici di Martina, a fine mese faremo una serata da, se non ero il 31, faremo una serata all'Ambrageria da Nicola sul capitolo a Martina Franca, eh? Prenotate, c'è il numero qua sotto, c'è il numero qua sotto. Pronto, pronto? Sì. Pronto? Sei in diretta? Pronto? Sì. Sei in diretta? Sì, ragazzi. Pronto, Beppe? Sì, chi parla? Buonasera, sono Leonardo da Foggia. Leonardo da Foggia? Sono un grande fans. Caro, e bello. Ti vengo spesso a vedere, io e mia moglie. Bene, bene, ci stai vedendo, no? Sì, sì. Sono alcuni lunedì, non si è andati in onda. No, due lunedì non sono andati in onda perché ci sono stati dei problemi con il segnale. Quindi, capito, perché adesso si vede benissimo. E perché per questo è, perché sì. Praticamente c'era il nostro tecnico, no? E sì. Il nostro pizzicaluro tecnico, Gianluca, che doveva salire a 50 metri che stava questo guasto sull'antenna. Siccome lui non è, fino a 30 arriva, no? Ha fatto sì. Un corso per salire altri 20 metri e ce l'ha fatta. E siamo stati due settimane perché non voleva scendere, e un metro ogni due o tre giorni saliva. Ho capito. Beppe, vedi che mia moglie è una grande fan di te, ogni volta ti veniamo a salutare, concerti, sì, sì, anche nelle sale. Caro, devo stare dalle parti tue, lo sai, no? Sì, sì, a Orsaro, già me l'hai detto adesso. Orsaro di Puglia. Sì, senz'altro verremo a vederti, io e mia moglie. Il 9 staremo là, balleremo, ci divertiremo tantissimo in piazza, sì, sì. La sagra del carciofo, se non erro, sì. Un saluto da mia moglie. Grazie, caro. Ciao, ti mando un bacio, salutiamo tutti. Grazie, gli amici di Foggia. Beppe, sei grandissimo, Beppe. Ciao. Aspetta ciao. Che mi tengo, sennò quando dicono queste cose mi viene buonasera, il caldo. Buonasera, Peppe, ciao, tante belle cose, Peppe. Ciao, signora Bella, ti mando un bacio e ti faccio il prossimo brano, Bella Allegro Allegro, si chiama Luneo Capuerti in Faccia. Mi hai fatto sì, un amore. Sì, va bene. Va bene? Sono tutte belle le canzoni, tutte bellissime. Grazie, proprio. Cara. Ballala con tuo marito, eh? Va bene, grazie. Ciao. Buonasera, Peppe. Ciao, ciao, ciao Bella. Ciao. Io non ci l'ho già portata a una carosa. Quella che si sposa, lo mesi ci trassi. Perché mo iniziano i matrimoni con il caldo, Faceva così, Luneo, vai. Fatto innamorare.
C'è un brano che abbiamo inciso 3 anni fa, se non ero 3-4 anni fa, con il disco Talento del Salento, che ha portato tantissimo successo anche questo disco. Ogni disco ci porta fortuna a noi, eh? Abbiamo quest'angelo custode, poi sappiamo fare le cose bisogna farle bene anche una volta che si fanno, eh? Io infatti faccio un disco all'anno, no, perché ne faccio uno ogni anno e mezzo, perché è importante farlo bene, i dischi sono per i bambini, no? I bambini ci vogliono 9 mesi nella pancia, se si mettono 3 mesi non escono buoni. Pronto? 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 Ciao Peppe. Ciao, chi sei? Non mi riconosci? Tu sei Anna. Sì, sono Anna. Anna, io sono tanto innamorato di te. Sì. Annabella, ciao cara, come ciao, stai? Ciao caro. Tutto bene? Abbastanza bene. È a posto. Ci siamo mangiati la torta l'altro giorno, la torta di Mino. Era buona, eh? Grazie Maria. Era buonissima Maria, si chiama prima pasticceria. Io non ho avuto il tempo, ecco perché sennò avrei fatto anch'io qualche altra cosa. La prossima volta la devi fare quelle cose che hai fatto l'altra volta che erano buone. Va bene, quelle col cocco. Quelle col cocco, Mino impazzisce proprio. Va bene. Va bene. Senti, mi saluti tutti, sì, i nostri amici, sì, e poi Mino, sì, e Katia, sì, e se mi fai un bel brano. Va bene okay, cara. Ok. Senti, ti mando tanti baci, ti auguro una buona serata. Anche a te. Ciao bella mia, salutami tutti, eh. Grazie, ti voglio bene. Ciao bella mia. Salutiamo anche lo zio, Raffaele. Bene, bene. Abbiamo un altro bel pronto. Vi ricordo, ragazzi, il 26 maggio saremo alla Madonnina, la Madonnina di Grottaglie, qui c'è il numeretto, sta uscendo proprio in questo istante, quindi prenotate perché poi non ci sono posti. Benissimo. Pronto? Arriva un altro bel pronto. Poi un'altra cosa importante per gli amici di Lecce, noi ritorneremo anche verso la zona di Lecce, faremo una bella serata danzante in una zona di mare meravigliosa che si chiama Casa L'Abate. Bene, staremo al Parco degli Ulivi il 23 giugno, domenica 23 giugno sera, staremo insieme al Parco degli Ulivi. Pronto? Pronto? Sì. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Chi sei? Vabbè. Sì. Vabbè. Dimmi. Senti, sono Maria da Caserta. Ma quella che ha telefonato prima? Dice, non ce ne possono essere due Marie, una sola. Dimmi, Maria. Sì, sì. Maria, mi devi dire... Peppe. O mi fai la pizzica, o la pizzica con la titella, oppure acqua, succo del limone. Va buono, va. Maria, ti faccio... Ma vediamo se ti faccio quella là... O acqua, zucchero e limone, o ti faccio la zitella. Lei, perché per la zitella l'hanno pure richiesto, quindi faremo la zitella con la pizzica salentina anche, possiamo fare anche quella. Adesso ci prepariamo, andiamo con un brano di disco nuovo. Voglio fare questo brano, arriva, sei pronto tu? Lo vuoi? Vado io? Zugino facciamo, perché non lo facciamo mai, eh? Facciamo questo zugino, poi questa sera voglio anche fare La Ragazza Giusta, che è molto bella, dedicata a tutti quelli che vogliono cambiare o marito o moglie o la fidanzata o il fidanzato, perché molte volte vengono queste cose, ma non la sopporto più, non ce la faccio più, devo cambiare, e poi succede che ne trovate un'altra peggio di quella che avete lasciato, e si funziona così. Andiamo con Zugina, vabbè, eccolo che arriva. Vabbè, la tarantella, tarantella. Hey!
Zuggino, Eva mia Zuggino, Zuggino, perché poi queste donne, come si fa? Insomma, questo si è trovato tante fidanzate, questo Zuggino, e non va più a lavorare la mattina perché tutta la notte sta a chattare con una, con l'altra, e poi arriva la mattina e non ha dormito la notte e non va più a zappare la terra. Mannaggia Zuggino, Pronto, pronto? 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 Non ce la fa più neanche a prendere la zappa perché lo stanno a consumare. Pronto? Ciao. Aspetta. Sono io, chi parla? Sono Maria da Ostuni. Maria da Ostuni, cara. Ciao, bella mia, ciao. Ciao. Ti sento lontana, lontana, eh? Lontano? Sì, pensavo che stessi parlando da Milano. Ho detto, non è che... Mi senti? Non è che la sposa del matrimonio che abbiamo sabato a Milano, no? Ti sento bene adesso, sì. Dimmi tutto. Stasera sei molto bello. Allora non si sta vedendo bene. Andiamo sull'antenna di nuovo perché non si vede bene. Forse è un altro canale, sta vedendo un altro canale. Sì, sto grazie bene stasera. Per i saluti. Bene, bene. Grazie per i saluti che ci hai fatto. Grazie, cara, grazie. Ho messo la camicia dell'amica mia, mi ha regalato la camicia de class a Carmiano, eh. Bene. Io dico, dove sta la camicia con la cartina geografica? Sì, dimmi tutto. Senta, sì? Mi saluti Katia con un bacione, sì, Nino. Sì. Poi voglio fare un saluto ad Anna Marsella con una pronta guarigione. Sì. Saluti ad Anna Di Bessano. Sì. Zio Raffaele, lo zio di Ostuni con Chiesa, gli amici di Martina, di Grottaglia, di Taranto, tutti quanti. Va bene, cara. Ti mando un bacio e ti dedico il prossimo brano, eh? Ok, sono felice. Ti sento male? Forse col telefonino stai chiamando. Ti senti lontano e si sente male, mannaggia. Va bene, ma salutiamo tutti gli amici di Ostuni, ok? Voglio sentire anche Foggia, voglio salutare anche Brown, la mamma di Brown. Lo salutiamo Sergio, il mio tecnico, per il nostro service che ci segue in tutta Italia. Allora andiamo avanti, adesso se non ci sono chiamate, facciamo Mino l'uccellino, eccolo che arriva, con l'uccellino della Commare, che era lì che voleva volare, apriamo queste gabbie che fa caldo e facciamo volare l'uccellino un attimino, pronto? Pronto, pronto? Mi ricordo poi starò il 30, no? Pronto, stiamo Beppe? A Taranto in piazza, in concerto in piazza a Taranto. Pronto? Pronto? Beppe Salvatore sono. Salvatore chi? Salvatore Da Grottaglie. Lauretta mia. Salvatore Lauretta mia ti chiamo io, ormai da quella volta ti chiamo così. Salvatore da Grottaglie. Lo so caro, dimmi tutto. Adesso ti ho riconosciuto, eh? No, non è quello. Niente, ti saluto. Sì. Salutami Latina. Vorrei salutare gli amici Oronza. Sì. Salutami Tina pure, tua moglie. Grazie, ti ricambia. Bene, bene. Salutiamo Isa di Montegliasi. Sì, salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono sempre, che mi vogliono tanto bene e io voglio bene a voi, Che brano ti faccio, caro? Che brano vuoi? Puoi fare un brano dedicato a mia moglie, Piccolo Fiore. Va bene, degli occhi tuoi. Va bene, te la faccio, Adesso facciamo un bel uccellino, te lo dedico io a te, visto che diciamo pure Salvatore è un uccello senza valore, e poi ti faccio Piccolo Fiore, ok caro? Va bene? Ti mando un bacio, forse è caduto, Salutiamo tutti gli amici di Grottaglie, domenica staremo a Grottaglie, Grandissima serata. Andiamo con l'uccellino, vai. Pura Nicola salutiamo. E ormai vecchio e più non vola. Eccola Nicola, è la braceria. Era lì che voleva volare l'uccellino della Commare. Era lì che voleva volare l'uccellino della Commare. Ormai vecchio e più non vola l'uccellino.
era proprio lì che voleva volare. Bene, bene. Abbiamo un altro bel pronto, vediamo, pronto, pronto. Pronto, buonasera. Buonasera Peppe, sono la signora Anna da Palagiano. Oh, Anna da Palagiano, la città dei mandarini, no? La città dei mandarini, quando vuoi venire, è la sagra dei mandarini, bellissimo. Ma no! Vieni, mi vieni a trovare. Va bene, devo passare, qualche giorno passo e vengo, andiamo a prendere dall'albero, Li andiamo a prendere. C'è la mio figlio, i mandarini in campagna, quando ci stanno, però mo non è il tempo ancora. Allora tu immagina, no, che io la frutta mi piace mangiarla proprio direttamente dalla pianta. Mi piace mangiarla, allora. Però dalla pianta, mi piace molto. Dalla pianta belle feste. Direttamente. Quindi se viene quando è il tempo, Peppe, ti portiamo in campagna da mio figlio e voglio mangiare i frutti. Bene, bene, va bene, ti ringrazio, gentilissima, Va bene, bene, sentimi Peppe, io veramente volevo sentire, però so che non lo canti tu, l'orologio a pentola. Quello lo fa papà mio, lo fa, Lo so che fa, lo fa, io ce l'ho il CD, però mo in questo non so dove andare, perché non so, i miei figli li prendono, li fanno. Hai perso l'orologio, però, lo volevo sentire, se tu me lo fai sentire. Hai perso l'orologio. No, fammi un bel brano a tuo piacere. Quindi hai perso l'orologio, ho perso l'orologio. Mannaggia. Mannaggia. Ti faccio un brano a piacere mio, allora, dai, va bene? Fai un bel brano a piacere tuo, Peppe. Va bene, va bene. Poi magari ti porto Pedro se ti fa l'orologio a pendola, Sì. Vabbè. Sì. Ti mando un bacio, cara. È caduta? È caduta, Ti mando un bacio, benissimo. Allora, aspettiamo un attimino, si arriva. Ah, ok, facciamo la zitella e la pizzica, era quella, Il midli, c'è la cartella. Allora, un attimino che mi preparo, Pronto? Pronto. Sì, chi parla? Sono Angela. Angela. Dimmi, Angela. Mi fate parlare con Peppe? Non si può, mi dispiace, devi telefonare un altro oggi. Sono io, non vedi che sono io, sto parlando di fronte al televisore, guarda. Io sono. Sì. Peppe, sono Angela. Oh, Angela. Amore mio. Amore mio, tavolo rotondo. Sì. Cara. Dimmi tutto, Beggia. Come stai? Stai benissimo. Sto benissimo? Sì, vedo bene, sei dimagrito, me l'ha detto Rodolfo. Sto facendo la dieta, mi hanno messo, praticamente sto mangiando, oggi ho mangiato acqua calda con la forchetta, buonissima. Addirittura, stai bene così, Peppe. Acqua calda con la forchetta, lenticchie piene, tutte queste cose qua stiamo mangiando. Peppe, ancora mi devo operare. Ancora? Ancora Peppe, non posso camminare proprio. L'importante è che poi ritorni perfetta come prima. Speriamo meglio Peppe, che voglio ritornare. Sei meravigliosa. Rodolfo mio, salutamelo. Sì, pure. Senz'altro, Peppe, senti, mi fai una canzone, Respiro? Respiro, te la faccio dopo, Va bene? Senti, fai sempre la pubblicità per Rodolfo, Come no? Sta qua con me, Sta qua, La pubblicità non lui, No, la pubblicità. Vabbè, sta qua, lo vedono tutti, lo stanno chiamando. Lei praticamente è la mamma del mio amico Rodolfo Sportelli, il nostro sponsor. Eccolo qua, Restauratore di pavimenti antichi e moderni, vi fa la casa nuova. Bellissimo. Certo. Ok. Ti mando un bacio, cara, Veramente un bacio forte. Salutiamo tutto Locorotondo. Tu lo sai che sei mio figlio. Lo so, caro, lo so. Ok. Saluto a Cadio, un bacio a Cadio a tutti. Non lo so io, Peppe, se vengo per quanto viene al capitolo, perché non posso proprio. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sto pensando giorno per giorno che mi chiamano. Basta, capito? Che stiamo bene. Ok? Ti ringrazio, Peppe. Un bacio. Ti abbraccio forte. Ciao, bella mia. Ti voglio bene. Assò. Bene, andiamo con la zitella e la pizzi, eccola che arriva, vai. Hola, hola, hola. L'originale zitella.
la fontana è amara, amara. Cagì non era amara, cagì non era amara. L'acqua di la fontana è amara, amara. Cagì non era amara, amore mia, mi lambi via. E come gira con zumpe e balla, e come gira in ella mia. E ci vorrebbe una zivella, ci vorrebbe una zivella. E come gira con zumpe e balla, e come gira in ella mia. E ci vorrebbe una zivella, così balla gioventù. Quando era zitto io, tutto dormisi. Ma gama giunzurato, amore mio, so senza quasi. E come gira con zumpe e balla, e come gira in ella mia. E ci vorrebbe una zivella, ci vorrebbe una zivella. E come gira con zumpe e balla, e come gira in ella mia. E ci vorrebbe una zivella, tu si balla gioventù. Morga in my life, I went in America by my side, I went in a reader or I need, I went in a cedar but I see, I let it in sand in the sound, I went in America my love, I went in a jazz guy you are in, I went in then you'll mess to your name. Yeah.
I tamburi e domioni di Roma. Bene, bene. Vi ricordo poi, ragazzi, tutti i comitati festa, per quanto riguarda le vostre feste di piazza, le vostre feste patronali. L'orchestra di Peppe Junior è disponibile, basta chiamare, i miei numeri sono in pressione, non ci sono manager, altrimenti i manager ci sono, però vi dico io quali sono, perché molti magari vengono nelle piazze e dicono ce l'ho io Peppe Junior, quel giorno è occupato, invece è bugia, perché poi magari c'è l'occasione che ti senti magari col comitato che ti chiama e non, neanche li conosco queste persone che vengono nei comitati, Io ho praticamente due manager per tutta l'Italia e dovete chiamare a loro, va bene? Pronto, pronto? Chiamate a me e poi vi metto in contatto io. Poi vi ricordo il sito di Peppe, Peppe Junior Official.it. Sono Nuccia da Palaggiano. La signora da Palaggiano? Sì. Dimmi Nuncia, tu. Nunzia. Nunzia da Palaggiano, ehi Nunzia, sì. Cara. Senti Peppe. Io ho un amico mio, Nicola, che c'ha la mamma a Palaggiano, ecco perché Palaggiano lo conosco. Senti Peppe, visto che stai compleanno una bambina. Ah. La torta. Voglio la torta, se no non faccio niente. No, voglio la torta, voglio la torta. Senza torta non faccio niente, Mi hai preso per la gola, Senti, Peppe, c'è una gattina. Sì. No. Mo se viene attacco di risco non si finisce più, Sei compleanno una gattina che si chiama Antonella, fa 14 anni. Ah, 14 anni, Antonella. Senti, mi devi fare la pizzica. No, l'ho fatta, due pizziche ho fatto stasera. Te ne vuoi un'altra, ne vuoi un'altra? Sì, Antonella si chiama. Antonella. Va bene, dai, vediamo se riusciamo a farne poi un'altra, ok, cara? Va bene, ti mando un bacio, salutiamo tutto Palaggiano. Però vieni a Palaggiano, che okay, cool. Lo so, io praticamente, mo devo stare comunque a Taranto, venitemi a trovare a Taranto. Dove a Taranto? A Taranto devo cantare il 30. 30 a Taranto, dove vieni, così ti conosco. In pia, così ci abbracciamo, così poi mi porti dei mandarini, che mandarini piacciono a me. Buono. Ti mando un bacio. Ciao cara. Ciao bella mia. Allora, facciamo un pezzettino di Piccolo Fiore per il nostro Salvatore. Ecco, magari per la Tina. Vai. Negli occhi tuoi non so il colore. Dedicato a Salvatore e Tina, come io per te, che la faccio sempre questa qua lui, Abbiamo un pronto? È caduto questo pronto, fate il numero piano piano, va bene? Mi raccomando, fate il numeretto piano piano.
Vi ricordo poi, ragazzi, per gli amici di Campobasso, staremo a Campobasso, in provincia di Campobasso, staremo a giugno, ci vedremo poi a giugno da quelle parti, quindi magari lo dico pure prima, staremo l'8 a Trivento, contrada Fonte del Cervo, Campobasso, Comedia di Peppe Ionio, poi domenica 9 giugno staremo ad Orzara di Puglia, sempre Foggia, Orzara di Puglia, bene bene. Pronto? Pronto? L'1 staremo a Torricella, l'1 giugno a Torricella, regaliamo un sorriso, salutiamo Roberto. Pronto? È caduta? È caduta questa bella telefonata, Mannaggia, mannaggia. Allora, adesso facciamo un brano, una bella tarantella. Voglio fare una bella tarantella, Allora, facciamo... C'è il pronto, caro? Il telefono è diventato rosso, Si sta bruciando il nostro... Sta bruciando le mani, visto che stiamo quando metti sul fornello. Andiamo con questa bella tarantella, si chiama La Campagnola. E faceva così, Vabbè. Nella campagna va a lavorare. Campagnola, bene bene, abbiamo fatto questa bella tarantella, abbiamo un pronto? Dobbiamo salutare, facciamo l'ultimo brano o salutiamo con... Sì. Allora facciamo l'ultimo brano, facciamo un brano bello, facciamo Sognami, facciamo, che non lo facciamo mai, aspetta che mi tolgo la fisarmonica, ci diamo la rivederci noi lunedì prossimo, vi ricordo ragazzi che domenica staremo alla Madonnina di Grottali, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Salutiamo Ciccio e Antonio. Andiamo con Sognami. Vai, vai. Appoggio la mia testa sul cuscino e penso, amore mio, che sei lo
come se io fossi a te vicino. Tante carezze ti faccio con le mani. Questo messaggio che io mando a te esce dal profondo del mio cuore, perché sei tu tutta la vita mia. Tu lo sei stata e sempre lo sarai. Sognami nelle tue notti eternamente, amore. Sognami, dammi vicino con i tuoi pensieri. Sognami dentro la stella ma con tanta luce. Sognami, non mi lasciare solo qui a sognare. Anche se sei lontana ti sento sempre a me vicino. Tu sei il mio grande amore, ti porto sempre nel mio cuore. Amore, ci vediamo lunedì, sigla. L'eleganza fa la differenza. La differenza la fa Petrella.